Cari congiunti, buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Bar Arduino Italia. Sono stato incaricato dal governo di raccontarvi come funzionerà la fase 2 per i maker. Chiunque ha un Arduino originale, dal 4 maggio può uscire e andare dove gli pare. Chi ha un Arduino farlocca non può uscire fino al 14 dicembre. Però, fortunatamente, durante questa trasmissione vi daremo un codice sconto con cui potete comprare un Arduino originale adesso e potete uscire il 4 maggio. Spero che queste informazioni siano state utili. Volevo salutare il signor Mauro Angelantoni di Stoccolma, che è un emigrante che ci saluta da lontano. E adesso possiamo cominciare la trasmissione. Dov'è De Feo? De Feo, dove sei? Vieni pure tu. Buonasera. Eccomi Massimo, buonasera, a meno che non preferisci essere chiamato Giuseppi stasera, Sì, ho preso il posto di Giuseppi, Vabbè. perché adesso nei Fab Lab in Italia dal 4 maggio si potrà stampare solo con filamento bianco, rosso e verde. Non ci saranno altre opzioni fino alla fase 3. Massimo, ma hai anche qualche altra sorpresa per noi stasera? Ce le teniamo un po' di Adesso rimango razzina. istituzionale. Comunque, dai, a parte gli scherzi, buonasera, cari congiunti. Come va, Ubi? Va tutto bene, come potrai immaginare io non seguo questi fatti, seguo solo quelli olandesi vivendo qua e quindi cerco di... Cioè, Io diciamo vivo in che... Svizzera, non succede un cazzo qui, cioè devo per forza Io guardare. vengo a sapere di queste cose tramite meme e personaggi incazzati su Facebook. Allora... Io sono stato ispirato dai meme stasera. Esatto, senti, ma sia io che te abbiamo avuto un weekend perché ti ho visto postare delle cose, tu stai giocando con un aggeggino che stai costruendo. Cosa stai costruendo? Ah, no, sto facendo questo. C'è l'unica ragione per cui non sono impazzito in questo mese e mezzo che ero qui isolato a casa, è che semplicemente ho fatto making dalla mattina alla sera, per cui sto facendo prototipi a destra e a sinistra di tutto e sto facendo un prototipo di un aggeggio che misura il consumo elettrico di un circuito elettrico con un trasformatore che tu puoi attaccare sopra un filo invece di, in qualche maniera, interrompere il filo, un trasformatore induttivo di corrente, che poi si collega a una maker, si collega al cloud e va sulle nuove fantastiche dashboard che tu avrai giù ampiamente. Guarda, cioè, le ho sviscerate, sto costruendo una roba, infatti sono un po' gasato da questa cosa, perché mi sono fatto spedire una Maker GPS Shield che mi mancava e mi è andata sfiga perché volevo farmi mandare anche una delle nuove magliette, poi ho visto pure Adele che ce l'ha solo lei, un po' come si dice a me sto accusando, però Chaba ha finito la mia misura e quindi niente magliette. Comunque lì la storia è che se uno partecipa a Bar Arduino scrivendo a bar@arduino.cc, poi gli viene mandata una maglietta che hanno solo quelli che partecipano alle nostre trasmissioni in streaming, una maglietta ricamata, mica stampata così da Giargiana, cioè una roba seria. Lo so, ma infatti la volevo pure io, ma purtroppo mi hanno detto picche. No, e comunque weekend di making per me. Allora, ho riparato la stampante 3D che aspettavo un upgrade da mesi. Ho costruito un po' di robe con le Maker, la M-Shield, eccetera. Ho assemblato a mano un Arduino perché sono pazzo. Mi sa che ho un problema di audio, non so perché. No, ti ho perso, Massimo. Sì, mi sono Ok, messo in mute perché qui ci sono dei rumori di fondo che poi ti posso spiegare. adesso. Ok, no, mi serviva un feedback sulla realtà. Che altro ho fatto? Ah, ho costruito questo accrocchio fantastico con la Maker, che adesso vi faccio vedere, tanto abbiamo un po' di tempo. E che cosa ho fatto? Vediamo un attimo se la trovo. Application Window. Pa. Allora, ho messo insieme con la nuova dashboard una mega demo. Praticamente ho messo una Maker 1010 con la GPS Shield. Ci ho caricato. Ops, no, ho fatto un casino col browser, ho perso i dati. E praticamente ho messo su questa demo e ho fatto questa Maker che sta in lab da me.
E quindi, che ne so, se devo sapere se è ancora viva, premo questo bottone, se si accende il LED verde mi risponde, mi dice così. Poi mi registra tutti i livelli di temperatura, umidità, UVA, UVB, poi mi fa questo tracciamento fantastico della luce che mi dice la cosa... Aspetta, ti faccio vedere degli scorsi 7 giorni. Questo praticamente, grazie a questo, posso vedere quando è giorno, quando è notte. È bello guardare il grafico che sale mentre diventa giorno. Non ti sento, Massimo, no? sei in mute. Cioè, zoomiamo lo schermo così si vede meglio la dashboard, tanto okay. Noi possiamo parlare. E poi la cosa fighissima è che adesso che abbiamo anche il modulo mappe, ho messo su una GPS Shield, e che, guarda, lo sapevo che erano fighe, ma di più, cioè quella che abbiamo col modulino Blocks, prodotta da noi, prende il segnale GPS in, penso, 20 secondi, si allaccia all'aperto, cioè una roba fantastica. E infatti poi mi dice nel messaggio, mi dice dove sta, ma posso anche mandare un messaggio e dire ciao, ci sei? E quella mi risponde Roger, e poi ad un certo punto mi dice dove sta. Niente, mi sto gasando, sono un nerd, mi gaso con poco, però la trovo, cioè trovo la dashboard nuova incredibilmente flessibile, cioè mi piace parecchio, infatti sto cercando di spingerla un po' anche tra i miei amici. Questo, adesso stoppo la presentazione perché è too much nerd. Così. E queste sono le cose che ho fatto questo weekend, perché alla fine, come sai, qua, cioè, tra un isolamento, non puoi fare questo, non fai quell'altro, normalmente non è che io abbia questa vita chissà quanto attiva, tac, basta. Invece noi possiamo fare le gite in montagna qui, però per evitare di fare incazzare gli italiani che sono in Italia, possiamo cominciare a raccontare cosa succede oggi. Comunque è molto figa la dashboard, sarà contento il nostro amato CEO che ha lottato come un leone per la nuova dashboard, per cui sarà contento. E cosa abbiamo oggi, Ubi? Allora, cosa abbiamo? Abbiamo prima cosa, abbiamo l'ospite interno di Arduino, vogliamo tirare dentro? Dai, tiriamo dentro. Tiriamo dentro il nostro ospite di Arduino. Ta-dam! Ciao a tutti! Adele. Ciao! Ciao! Benissimo. Ci fa tanto piacere che tu abbia accettato di partecipare. Prima titubante. Sì, titubantissima, sì. No, lo dicevo prima che in quanto esperta di bar vado benissimo, quindi grazie. Grazie per l'invito. Sì. Dovete sapere che siamo riusciti a tirarla dentro e abbiamo detto no, andiamo al bar, così. Ingannata malamente, esatto. No, al bar andiamo subito. Al bar sì, al bar vengo. Comunque, adesso per chi si collega dall'esterno che non sa chi è Adele, poi dopo lei ci racconterà un po' chi è, da dove viene, cosa fa, e soprattutto Adele è la colonna portante dello store online di Arduino. Per cui stasera la tua presenza ci porta anche un codice sconto, come dicevo prima. Sì, ho deciso che come in tutte le grandi occasioni da bar, stasera offro io. E quindi abbiamo fatto questo codice sconto, non so Ubi se lo puoi mettere in sovraimpressione, offre Adele, scrivetelo offre-Adele, e avete uno sconto di 5 euro sul carrello, quindi sconto sì, 5 euro, è valido tutto stasera, tutto domani, ordine minimo 50 euro, offre Adele, come se mi offressi una birra, però sono... È quello che posso fare in questo momento. Vi offro così una birra virtuale. Grazie. bene, io stavo corrispondendo perché ci sono quelli su... Stasera sperimentalmente trasmettiamo anche su Facebook e quelli che sono su Facebook sono... Ah, questo non me l'avete detto comunque. No, certo, perché sennò poi dopo tutti dicevi no, c'è troppa audience, quindi lì... Va bene. Perché poi grazie. Su Facebook ti vedono i parenti. Assicurati ogni tanto di gesticolare, dobbiamo dare del materiale a Giuliano. Ho delle mani. Dobbiamo dare sempre del materiale a Giuliano da mettere nei prossimi teaser, trailer. Lui si diverte, fa i blobboni e quindi ci taglia.
In realtà qua sotto sto accarezzando il cane, quindi lo tengo qua. Stupendo, Antistress, come antistress. stupendo. Ospite. Bene, bene. Allora, poi abbiamo altri due ospiti. Uno è il nostro amico Mirko, che è di Filo Connesso, che è un blog che si occupa di tecnologia, di Arduino, che poi annunciamo. E poi abbiamo il progetto Hackability con Carlo Boccazzi Varotto, che ci racconta questo progetto. Quindi adesso i nostri ospiti nuovi non li sveleremo durante la trasmissione. E per adesso, diciamo, cominciamo questa parte scoprendo un po' la nostra amica Adele, che è beneamata da tutti gli Arduini, ma sconosciuta all'esterno. Raccontaci un po' sei, da dove vieni. Io sono una delle poche di Torino, proprio nata e cresciuta a Torino e che lavora a Torino. Incredibile, in questo mondo in cui la gente passa, viene e va, io rimango qui in Arduino, a Torino. Scusate. Quest'anno sono 6 anni che lavoro con voi, sono contentissima. Da un paio di anni occupo quello che si chiama il ruolo di e-commerce manager, quindi tutto quello che è lo store online di Arduino, retailer, reseller. Diciamo che sono un po' la vetrina di tutto il lavoro che fate voi dietro, tutto il team hardware, software, eccetera. Quando finite i vostri prodotti bellissimi, li affidate a me e al resto del team dello store che li mettiamo in vetrina per farli arrivare poi nelle mani di tutti. E quindi sono un po' la parte finale, diciamo, e sono lo specchio di quello che fate voi. Mettiamola così. E sono molto contenta del mio team in questo momento, stiamo lavorando molto bene nonostante le difficoltà. E non so, cosa volete sapere? Appunto, raccontaci un po', cioè deve essere complicato riuscire a spedire cose con questo, cioè saranno dei casini abbastanza complessi. Sì, diciamo che la logistica nostra è affidata a due provider, uno a Parma e l'altro negli Stati Uniti, vanno, quindi per ora lasciamo così, stanno andando e spedendo con un po' di ritardi che dipendono ovviamente dai corrieri, dai singoli paesi. Ricordiamo che spedendo in tutto il mondo ci sono mille variabili, forse mille e una variabile, e quindi cerchiamo sempre di portare avanti, di chiudere la giornata risolvendo questi piccoli problemi che possono venire fuori in questo periodo, molti legati alla logistica, perché la nostra produzione fortunatamente è andata avanti. Quindi a noi le schede non mancano, continuiamo a fornirle tutte sia su Amazon, sul nostro store di Amazon che ai nostri magazzini. I corrieri fanno del loro meglio per spedire in tutto il mondo come al solito. Poi è sempre un po' ritardato, magari quello sì ci può stare. Ah, dai. No, Però va bene, va tutto bene, devo dire. dai. Diciamo Che che siamo comunque contenti. parte della nostra, non è fortuna, diciamo, il punto di forza è che la nostra produzione avviene in Italia, quindi riusciamo. Assolutamente sì. Perché poi, sai, leggi dei blog, un po' quello che succede in giro, ti rendi conto che produttori di hardware che si affidano a produzione in Asia stanno avendo un sacco di difficoltà anche Sì, perché poi logistiche. magari in Asia riescono a produrre, ma far arrivare poi in qua, Esatto. non so, magari non so, una PCB, eccetera, è molto difficile, quindi noi producendo tutto qua, produciamo tutto vicino a Ivrea e quindi siamo abbastanza comodi, ecco. Io conosco delle persone che hanno fatto un Kickstarter e purtroppo sono rimasti, cioè gli hanno prodotto Un po' le cose che fregati. sì. No, Quindi bah. noi poi siamo abbastanza abituati a lavorare tutti da casa, da remoto, quindi quello è un po' noioso, lo ammetto, e mi annoio tantissimo lavorare da casa. Preferisco l'ambiente dell'ufficio un po' più movimentato, però siamo perfettamente coordinati anche con gli altri uffici, con la Svezia, con te Ubi, che sei ad Amsterdam, con Massimo in Svizzera, tutti. Siamo abbastanza flessibili su questo, quindi va bene. Siamo rodati, è un po' del nostro DNA, forse. Anche perché una cosa, diciamo, interessante di Arduino è che quando è cominciata la situazione legata al Covid-19, un sacco di gente ha cercato di inventarsi delle apparecchiature per cercare di alleviare la mancanza di alcuni tipi di apparecchiature mediche, e una percentuale, diciamo, tipo 90% di questi progetti utilizzano schede Arduino, per cui
abbiamo recentemente venduto 9.000 schede allo spin-off di una importante università inglese che fa dei ventilatori che verranno distribuiti in tutti gli UK. Per cui lo store ha questa caratteristica che poi fornisce anche materiali a gente che poi fa queste cose qua, per cui insomma, ci rende un po' felici. Facciamo cose molto belle, effettivamente sì, è abbastanza un orgoglio sempre, però lo Quindi sapete. se volete i codici sconto, sapete. Dovete scrivere a me, esatto. Rimetti il codice sconto sullo schermo. Ubi, io li ho provati tutti, ho scritto qualunque cosa. Ah, ecco, grazie. Offre meno del. Allora, c'è una persona dal pubblico che ci chiede: raccontaci un aneddoto dello store. Qual è il paese più insolito dove abbiamo spedito? Adesso Abbiamo dice spedito. il mio paese, mi dice Agropoli in Campania e io mi incazzo. No. No, spediamo ovunque, cioè dagli ordini, non so, dalle Figi che uno si immagina, non so, magari ci va in vacanza, ecco, mi veniva un po' difficile pensare di trovare ordini da isole sperdute, Polinesia francese, questi posti qua. Quindi sì, spediamo ovunque. Ho visto qualsiasi paese, anche di quelli che non pensi neanche esistano sulla mappa, però spediamo ovunque. Ah, bene. Quello delle Figi è quello che adesso mi viene in mente, poi sicuramente ce ne sono altri strani. Perché Uzbekistan, eccetera. raccontaci un aneddoto di qualcuno che ha combinato un caso, dai, raccontaci un caso, ah, no, anonimo, sì, quello del peccato, ma non il peccatore, dai, un aneddoto da ridere, te lo chiedo in maniera istituzionale. Ma dello store o di Arduino della storia di Dello questo? store, dello store, dai. No, dello store ogni tanto vabbè, facciamo cavolate tutti quanti, insomma, fai un deploy nella parte di back-end e si tira giù tutto. E quindi Ah, magari non vabbè, ma quelli lì normali, è pensa a pubblico, qualche quello così. cliente che ha fatto un ordine, l'ha spedito, ha fatto casino con l'ordine, o l'ha spedito. No, di divertenti sono stati, appunto, noi ci affidiamo a questi provider esterni per i magazzini e magari spedivano cose non nostre. E hanno spedito un po' di tutto, sono stati, non so, metti 4-5 casi da quando io lavoro con voi, e, sono arrivati, non so, i pennelli per il trucco, e, cose così. Non esattamente affini ad Arduino, e anche altre cose che... è arrivato un po' Scusa, di tutto, mettiamola così, abbiamo arrivato di tutto. c'era mica stato un caso di uno che ha ordinato uno starter kit e gli è arrivato praticamente un pallet di starter kit, tipo. Ah, quello può essere, non mi ricordo, però... Comunque questi casini sono cose che ha fatto quelli che usavamo prima, che non No, usiamo, giusto per dare credito ai non signori che facciamo fanno nomi. l'arma del lavoro che fanno, quelli di prima. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quelli Ma tu di prima. ti immagini che c'è il prototipo al 95%, ti manca solamente l'ultima board, ti arriva Un pallet. un set della pupa con gli ombretti. Fantastico. Esattamente, esattamente. Quello sì, dei trucchi effettivamente poi. Tutta la parte di make-up immagino che sia molto affine, no? Col maker classico, quello che un po' vediamo tutti. Certo. Devo dire che anche prima che lavoravo nel supporto, e lo vedo anche adesso, diciamo, i nostri clienti sono sempre tutti molto carini, molto simpatici e capiscono anche che ci possono essere degli errori dietro, che tutto può succedere, ecco, che non è scientifico e tutto calcolato al millimetro. Sì, quello sì. Quindi no, bene. Bene, boom, il codice sconto è offre a Codice dete. sconto? Sì, assolutamente sì. Andate a vedere poi tutto il merchandising nuovo che è arrivato. Io adesso questa sera ho questa maglietta, che è quella che Ubi voleva tanto, ma no. No, Se ci mandi i crumiri, giuro che ti mando una maglietta. Facciamo sempre questi scambi dico culinari. solamente che cioè, continuo a vedere gente che posta su Instagram le magliette, le cose, e io gli scrivo. Io questa non ce l'ho, capito? E quindi Esatto. Dai, vabbè, usate questo sconto io meraviglioso per comprarvi. Tra l'altro, la maglietta, questa qui bianca, ovviamente è la mia preferita, il mio merchandising preferito, che io sì che ho qua a casa, contrario a certo. Giubi. Sì, io ho tutto. No, non ho tutto. Le mie cose preferite, che è il quaderno con la grafica di Eiladi, che poi spero magari venga invitata al Sì, bar. la inviteremo come ospite. Esatto. E il mio preferito è il funghetto comunque, che è lo speaker. Adesso non so Uno se sia speaker a forma di uno funghetto. speaker a forma di funghetto che appena l'ho visto ho detto assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Adele, crumiri, Dimmi. cioè, crumiri, Allora, sto già. crumiri,
già impastando, guarda. Cioè. Guarda, ti mando anche la felpa se vuoi. Se mi mandi un sacchetto di crumiri, facciamo uno scambio crumiri per la felpa e maglietta. Sì. L'ombretto della pupa, cos'era il... L'ombretto della pupa può essere considerato una nuova feature. Sì, cioè. Perché no? Sì. Facciamo una chiamerò quelli della pupa, facciamo una collaborazione, facciamo una roba di trucco che è anche interattiva. Finalmente, la make-up fair. Quando eravamo a Roma, una sera una signora in una pizzeria romana ci ha chiesto se lavoravamo in questa fiera che secondo lei era la make-up fair. E noi sì, certo. E allora hai capito perché arrivano gli ombretti. Vedi che tutto torna, assolutamente sì. Buon. Bene, bene. Tanto quelli della pupa bene, sono bene. Le mie parti, sono brianzoli come me, per cui... Io aspetto la collaborazione. Io credo che ci ho anche lavorato, secondo me, nei tempi in cui facevo web, ma vatti a ricordare, sono passati 100 anni. Era anche la tua in bianco e nero, Ubi. Bene, bene, bene. Beh, dai, allora non ti possiamo chiedere se ti trovi bene ad Arduino, perché... Sì, mi trovo benissimo. Super. No, no, scherzi a parte, credo di dirlo a tutti ripetutivamente, che mi trovo molto bene, quello sì. No. Infatti mi manca l'ufficio, cioè sono una di quelle persone che sta smaniando per tornare in ufficio, che ho bisogno un po' di quel caos di sottofondo che c'è. Vabbè, sempre. Tu l'Arduino originale ce l'hai, quindi il 4 maggio puoi tornare in ufficio. Io ce l'ho anche perché in questi giorni un po' strani abbiamo deciso come team dello store, visto che non siamo tutti esattamente un po' nerd, tra virgolette, e, la mascherina col simbolo Arduino mi piace. E stiamo facendo tutti lo starter kit tutti insieme e quindi abbiamo questo workshop interno al team e quindi ho qua la mia uno. Bello, ma io tra l'altro lo volevo fare io il workshop a voi come lo fate i designer, ma è successo sto casino, mi ha distrutto tutti i piani. Vabbè, ripeteremo. Sai, prima o poi ci faranno... Non poi le lezioni di recupero li prendo. Potrete rientrare in Italia? Sì. Non lo so quando mi fanno rientrare, cioè nel senso dovrei fare anche la quarantena, immagino, non lo so. Non ho idea. Che io e Ubi siamo italiani all'estero. Sì, io in questo momento mi trovo in questa sede istituzionale, ma in realtà normalmente sono a Lugano. Bene, io forse da settimana prossima c'ho lo sfondo nuovo perché cambio ufficio qua nel palazzo, vado in un posto più su, nei piani alti. Sì, piani alti con mega finestra lunga, cioè mega view, come si dice, vista sul parco. Quindi ci spostiamo. Che classe. Ci spostiamo, dai, si fa così. Upper East Side proprio. Sì. Perfetto. Va bene. Va bene. Vabbè, avete altre curiosità sullo store? Certo. Qua chiacchierare, cioè io... Esatto. Raccontaci qualche altre curiosità dello store. Curiosità dello store? Okay, alla fine qui la gente, cioè, in qualche maniera, no? Cioè, l'idea di invitare le persone che lavorano per Arduino è anche che le persone che in qualche maniera ci ascoltano capiscono un po' come funziona il mondo. No? Penso, quanta gente siete nel team che fa funzionare lo store online? Allora, nel team adesso siamo 2, 4, 6, 7, 8 direi, tra chi si occupa di Amazon, io dello store retail con Gianluca, Alice che si occupa più della parte di logistica, poi ci sono... Xenia e Fabio sui reseller, quindi siamo un bel team, abbiamo Giovanni e Lino che ci supportano, ci guidano, ci illuminano un po' il cammino e siamo appunto tutti in ufficio a Torino, stranamente forse è l'unico team che si trova sempre tutto insieme e abbiamo un po' di compiti divisi, diciamo, appunto io e Gianluca siamo più sullo store retail, Camilla con lo stagista con Nodir che è arrivato da poco, tra l'altro è arrivato in quarantena, quindi poverino sta facendo tutto l'onboarding da remoto e loro si occupano più di Amazon e siamo tutti un po' con ognuno con una propria specialità.
Se ci sono domande, secondo me è più facile, non lo so, Sì, lo perché. so. Aspetta un secondo perché fanno domande generali. Ah, a In realtà caso. c'è una domanda che ci chiedono se il progetto di creare un respiratorio, questa è una domanda per Arduino in generale. Il Sì. progetto di creare un respiratorio utilizzando l'interfaccia di Arduino sta diventando una realtà oppure no? C'è un signore che si chiama Diventando una Beniata. realtà. Allora, in realtà è una realtà perché abbiamo fatto un censimento di non so quante decine di questi progetti basati con Arduino. Infatti, sul blog in inglese, la settimana scorsa abbiamo pubblicato un articolo che ha scritto, come si chiama quel ragazzo spagnolo, Ubi, che non mi dimentico sempre. Sono lì. No, Guardate, io con i nomi non ce la sul faccio. blog c'è un articolo che Cesar riassume la forte, no? Cesar Garcia, forse. Ah, giusto. Esatto, poi Cesar. dopo tu ci dovrai rivelare perché tu in realtà Adele, hai una passione per la lingua spagnola. Per cui Ho vissuto in Spagna, quindi in teoria boom, vedi la rivelazione. spagnolo. Le rivelazioni che in Posto. teoria ho studiato per essere insegnante di spagnolo, poi sono finita a fare tutt'altro. Cioè, come sono arrivata in Arduino, è un percorso ostacoli. Fortuoso. Però sì. Lo Chissà se c'è in collegamento Federico Vanzati, che intanto si collega. Federico, se sei online, alza la spero, mano. io non vedo. Perché Federico no, io vedo la Vanzati ed chat. Enrico Bassi sono i colpevoli per cui io lavoro in Arduino, perché io avevo conosciuto loro a un corso di apprendistato. E poi una cosa tira l'altra. Esatto, per cui dalla Spagna. No, ero già tornata. È interessante che c'è un signore di Tbilisi che dice: non capisco, però sto seguendo lo stesso, che è molto figo, che ci Grazie. senza capire esattamente cosa stiamo dicendo. For anybody listening to us right now, this show is in Italian. I'm sorry. On Monday we are showing the show in Italian. And then tomorrow night at 9 p.m. EU time, the show is in English. And now we'll go back to Italian. Bene, perché poi spesso si incazzano su questa lingua. Poi prima su Facebook si dicevano: ma che lingua stanno parlando? Ma sembra Babidi Bunga. francese, forse spagnolo. Forse è spagnolo. Forse. Com'era quella canzone napoletana, Ubi? C'è chi mi piglia per spagnola, chi mi piglia per Chi mi francese. piglia per francese, chi mi piglia per spagnola. Ma i sombri? E non mi ricordo, non mi ricordo, non mi far mettere a cantare che non è il caso, dai. C'è un signore che manda i cuori ad Adele, diciamo subito. Ah, ecco. Sono comprati quei cuori. No, no. Sono 5 € di 5 € di sconto, 3 cuori. I cuori vanno bene, ogni tanto I c'è cuori qualche vanno ascoltatore che è benissimo. un po' birichino, che scrive delle cose antipatiche, ma noi lo cacciamo proprio come su una rampa di Sì. lancio nello spazio. Come si dice da me, ne abbiamo paccariato uno un paio di settimane fa che ha fatto un apprezzamento su Silvietta e non si fa. Vabbè, Va dipende da bene. come vengono fatti gli apprezzamenti, comunque. E non lo so, era un cafone. Quello lì si poteva Se era entrare capo. in orbita e l'abbiamo mandato. Grazie, Bene. Leopold. Allora, l'ospite Arduino rimane con noi tutta la trasmissione, per cui noi ti Sì. coinvolgiamo a caso, perché non ti mettere a fare attività imbarazzanti, perché noi poi ti tiriamo dentro e magari ti stai lavando i denti. Al E massimo vado in cucina a fare le il fighe. pieno di. Okay. Oh, Poi puoi bere, eh? Nel esatto. frattempo bevi pure, poi ti tiriamo su No, ho per bevuto. l'ultima. È Ho bevuto. un Magari passo al gin. room dopo. Per i saluti finali, magari passo al room. Ragazzi, ma chi è Leonardo Violante? Ma Ma è forse parente? un alter ego No, di non so. Fabio Violante. Ma Ecco. parente? Grazie per i cuori, Sono Leonardo, supporter. grazie. Grazie, Leo. Va bene, Adele, allora niente, io tiro dentro il mio prossimo Sì. ospite. Io non vedo l'ora di chiacchierare un altro po' con te verso fine trasmissione e poi di prepararti i crumiri, perché sappi che questa settimana è in pasto. Dai. Esattamente. Va bene. Cioè, tutto, ho fatto tutto questo solo per avere i tuoi crumiri, Ubi, quindi Capito? adesso. Dai, sconti a tutto il Bene. mondo solo per avere i miei Esatto, crumiri. Io mi esattamente. tolgo. Ci Va bene. vediamo dopo. Ci vediamo dopo e Ubi, tu introduci il prossimo ospite. Va bene, A dopo. grazie. A Ciao. dopo, ciao. Ciao, ciao. Allora, tiro dentro un ospite fantastico che fa un sacco di lavoro, cioè diciamo che ci fa risparmiare un sacco di lavoro per il nostro pubblico italiano ed è Mirko di Filo Connesso. Ciao Mirko, come Ciao stai? Ubi e ciao a tutti. Ciao. Beh, bene. Oddio, un po' agitato, sinceramente, perché non sono abituato alle dirette. Comunque sia, tutto bene.
No, aspetta, fai un botto di video, fai un botto di tutorial, motivi. No, ma lì è un lavoro, dietro c'è un lavoro di montaggio e le bestemmie le tolgo tutte in posto. Lo so perché me li guardo i video, non tutti, ma Ah, me li beh, guardo. bene. Perché sì, in realtà è un po' che ci ritroviamo, diciamo, intrecciati e io apprezzo tantissimo il lavoro che fate, cioè di scrivere dei tutorial fatti bene, con un sacco di dettagli, un sacco di attenzione in italiano. E in realtà era proprio quello il fatto di portare magari un po' di qualità, un po' di dare uno spirito diverso ai tutorial in italiano, perché la maggior parte dei tutorial, non togliendo ai tutorial quelli là comunque sia che fanno altri canali, c'è sempre la solita spiegazione, e quindi ho detto ok, vorrei rinfrescare un po' questa cosa, e niente, ho iniziato da come tutti spiegando, e poi niente, mano a mano ho migliorato e ho portato una qualità leggermente migliore. Però non è nemmeno il massimo di quello che vorrei arrivare ad altro, in realtà. Guarda, in realtà io questo lavoro ti dicevo, lo apprezzo tantissimo. Noi abbiamo avuto, mi sembra, nella prima puntata, Mimmo, aprile, Sì, giusto? Sì. sì. E lui fa un lavoro fantastico che è quello del docente, mentre tu fai anche corsi, insegni in qualche. No, 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 quindi no, lo fai allora, per. io in realtà sono uno sviluppatore e un grafico. Ok. E, ok, poi niente, ho scoperto Arduino circa 8 anni fa. E niente, ho detto, mi si è aperto un mondo perché sostanzialmente tutto quello che programmavo sullo schermo, che era solo virtuale, vedevo solo virtuale, adesso potevo far muovere oggetti, farli, diciamo, farli muovere, comunque sia anche interagire con l'ambiente esterno. E quindi mi si è aperto un mondo, ho detto, cavolo, Ma grandioso. è quello che ti frega. Tu devi pensare che io ho iniziato quando ero ragazzino col Commodore 64. Anche Volevo io, anche fare io. una scheda con i rel per il Commodore 64, ma io non capivo cosa fossero i MOSFET. Cioè, non Ah, riuscivo. Cioè, beh. avevo tipo 12 anni, 13 anni, cioè una vita fa, diciamolo. Ok. E poi quando sono diventato grande, me la sono fatta. Cioè, mi sono fatto la scheda che si con i rel. aggancia allo slot Esatto, dietro, quello per le cassette. alla Ottimo. porta utente, e quindi alla fine, sai, impari. È il collegamento tra il software e il mondo esterno quello che ti intrappola, E secondo me. certo, sì, indubbiamente. Diciamo, se tu programmi solo e non hai un'interazione col mondo esterno, sembra tutto limitato. Anche se io poi, ovviamente, lavoro con. Io lavoro principalmente adesso sul web. Ho iniziato col Commodore 64, che avevo 8 anni praticamente. Mio zio mi regalò dei libri che praticamente si vendevano in edicola, e copiavo a mano questi listati di codice, Data, data, sì, data, pagine di data. e praticamente poi, vabbè, passai pure a computer più recenti, però ti dico che questo è successo quando già si parlava di Windows 95, Windows 98. Io stavo dietro come. Stavo un po' indietro in realtà, e poi passai a un IBM, a un vecchio IBM con Windows 3.1, poi andai avanti, Pascal, eccetera, eccetera. Ok. Poi Pascal è morto, pace Poverino, all'anima pace sua, all'anima sua. pace all'anima sua, e poi vabbè, sono arrivato ad adesso che mi sono appassionato a videomaking, a fotografia. In realtà faccio un po' di tutto, però
le cose che mi piacciono sono principalmente Arduino e programmazione. Ok, fantastico. Tu stasera ci parlerai di un lavoro. Ah, prima cosa. Sì, dimmi. Dove sta Filo Connesso? Dillo ai nostri followers. Ok, allora, a parte c'è... E chi, quanti siete? Quanti siete? Dove state? Cioè, come lavorate? Ah, ok. Allora, in realtà quanti siamo adesso non lo so, in realtà, perché il discorso è che Filo Connesso è un progetto che racchiude un po' di persone, visibili e non visibili, in realtà, perché ci aiutano. E non è solo legato al canale, non è solo legato al sì, Emanuele, e non è solo legato al sito internet, però ecco, il canale è su YouTube, appunto, e il sito internet www.filoconnesso.it e nulla, però è un insieme di progetti, in realtà sono vari progetti, ci sono dei progetti che ancora devono uscire, cercheremo di portare delle librerie, delle cose da vendere, cioè stiamo cercando di capire come fare queste cose e nulla, addirittura stiamo sviluppando un social network per Maker, tra le tante cose. Vabbè, no, non speriamo troppo, sennò qua arriva Insider Trading e ci fanno chiudere. Senti, vabbè. No, te lo chiedo perché cercavo sul sito una pagina About e non l'ho trovata, e quindi volevo sapere, allora, so che siete un po', quindi volevo sì, siamo un po', siamo, allora, principalmente siamo io e Valerio, però ci sono altri ragazzi, anzi, se mi permetti li saluto, Edoardo Sassi, guarda, ce ne ho tanti, Manuel Penna, e poi c'è va bene, c'è pure Giuseppe Mannino, che è molto conosciuto nell'ambito Maker, e ce l'abbiamo noi a Filo Connesso. Fate un bel lavoro, perché come ti dicevo, allora, noi lavoriamo tanto, cioè noi alla fine Arduino non è fatto di persone infinite, ma è fatto, certo, di una community enorme, ma voi fate un lavoro anche di promozione dei nostri prodotti, perché come ben saprai non esiste solo Arduino come maker di schede per microcontroller, certo, eccetera. No, certo, certo. E invece voi avete questa passione verso il brand che ci fa, cioè veramente ci rende fieri, perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa che le persone capiscono, che, cioè, sai, ogni tanto si parla di ti sei bloccato, ah, okay. Ecco, ah, ok, no, sì, no, sai, no, no, si parla di, diciamo, di che made in Italy, però senza magari capire veramente quello che c'è dietro, invece voi secondo me lo capite. Sì, è questa la cosa, perché poi magari pensi che ci sono i cloni cinesi, eccetera eccetera, sì, gli acquisti perché costano poco, però poi il lavoro che effettivamente c'è dietro a un prodotto italiano nessuno lo capisce, magari, no? Certo. E un'altra cosa che poi ho fatto un video su Portenda ultimamente, non so se l'hai visto, cioè quella è stata diciamo quasi pure una frecciatina al mondo, ovviamente, perché sostanzialmente il titolo può pure trarre in inganno dicendo quando arrivano i cloni cinesi, ma la spiegazione è all'ultimo. Esatto, in realtà, cioè, hai voluto sottolineare come ci sia del lavoro che non puoi sminuire, non puoi tagliare i costi. Certo. Vabbè, io, guarda, saluto un paesano che ci dice saluti da Agropoli, ciao Luigi Patella, grazie. Grazie. Okay. Allora, guarda, tu sei con noi, ci parli di uno degli ultimi progetti che avete fatto. Sì, vuoi, allora, condividere qualcosa? Sì, voglio condividere qualcosa. L'unica cosa che mi sta un po' sulle scatole, aspetta che adesso vediamo intanto se riusciamo. Ok, condivido. Voglio provare a mettere... ok, sì, consento. Un attimino, Sì.
Stasera abbiamo avuto un po' di problemi tecnici pre-trasmissione. Non Ok, so. allora vai, parlaci di questa cosa. Ok, Abbiamo lo 5 lascio là. minuti. Ok, va bene. Allora, praticamente è una libreria per Google Moduli che si installa su varie schede col Wi-Fi, però io adesso nell'ultimo momento ho modificato solo MKR Wi-Fi 1010 e in realtà la volevo provare anche sulla Nano. Io penso che funzioni perché supporta, praticamente funziona sulle librerie Nina, quindi dovrebbe Sì. funzionare. Ok, niente, L'hardware è molto simile. praticamente è una libreria che permette di inviare dei dati a un modulo di Google che successivamente può essere trasformato in un foglio di calcolo e quindi avere tutte le possibilità che ti dà un foglio di calcolo, i grafici, le medie, calcoli analistici, eccetera, eccetera. E questo permette appunto di inviare questi dati e lo fa in modo molto ma molto semplice. E tra l'altro il codice non deve essere nemmeno scritto dall'utente perché abbiamo sviluppato praticamente un toolkit che una volta inseriti tutti i dati del modulo ti va a generare lo sketch da caricare su Arduino. L'unica cosa che ovviamente si deve fare, che non possiamo fare noi, è affiancare lo sketch a librerie e funzioni che sono necessarie per i vari sensori, no? Quelli che effettivamente servono per inviare, magari se dobbiamo fare la lettura di l'umidità, della temperatura, eccetera, eccetera, ci servono poi le varie librerie e funzioni che servono per leggere i valori. E una volta che praticamente appunto sono stati inviati questi dati, è possibile ovviamente trasformarli in un foglio di calcolo e fargli fare vari calcoli in generale. Vabbè, comunque sia, è su GitHub, abbiamo rilasciato la seconda versione alfa ieri e abbiamo aggiunto una funzione di callback che controlla effettivamente se i dati sono stati inseriti realmente. Io con la MKR Wi-Fi 1010 ho fatto accendere il LED RGB verde se il dato è stato scritto realmente o il LED rosso se è andata male come scrittura. Le possibilità, ovviamente. Senza nemmeno dirlo, il controllo mensile dei consumi energetici, che è la cosa che magari piace alla maggior parte delle persone. Ho ipotizzato a una stazione automatizzata per i sondaggi autonomi con due pulsanti per rispondere a delle domande che compaiono su un LCD. E è possibile effettuare la centralizzazione dei dati, quindi da varie schede è possibile scrivere sullo stesso modulo Google, quindi portare tutti i dati. Io pensavo magari a un'applicazione territoriale dove vari dispositivi sono posti in varie zone di una città e permettono di convergere tutti i dati all'interno di questo modulo. Certo, se avessi tipo delle maker con delle maker env shield sopra, tutti i dati di environment, di ambiente, te li Sì, porti sulla cosa. Ok. esattamente. Poi, cosa non da discreditare è il fatto che può essere utilizzata anche per uso salutistico, diciamo, chiamiamola così, perché magari i dati di un pulsossimetro sono possibilità da inviare a un modulo di Google e poi il modulo viene condiviso con il medico ha una valenza anche a livello medico. E un'altra cosa che effettivamente può essere utilizzata allo stesso modo come una sorta di strumento per vedere l'ottimizzazione degli allenamenti sportivi. Ok. Qui ha fallato la presentazione, mi dispiace, però avevo il grafico in tempo reale di una maker collegata con la libreria effettivamente
Vabbè, ma siete in alfa, siete perdonati. No, più che altro è Google che non è in alfa. No, praticamente questo grafico è collegato a un foglio di calcolo e questa è la grande possibilità poi degli strumenti di Google che ti dà. Sostanzialmente io con la scheda che è qui è solo una foto, ho i miei sensori che sta davanti casa praticamente e permette di scrivere quindi sopra un foglio di calcolo e io ho il grafico qui su una presentazione, magari presenti un qualcosa e hai i dati in tempo reale aggiornati dalle varie schede. Certo. E per fare questo, sostanzialmente, questa applicazione nello specifico, sono meno di 40 righe di codice. Bene. E ho utilizzato un DHT11, ho utilizzato una fotoresistenza, sensori semplicissimi e nulla. Avevo fatto una cosa simpatica che finiva con grazie per l'attenzione perché le diapositive erano un po' di più, però va Va bene. bene, no, grazie mille per aver condiviso questa cosa. Tra l'altro, io e te Grazie a dobbiamo voi. fare due chiacchiere perché ho letto che volete fare un po' di esperimenti con IoT Cloud e con la nuova dashboard. Quindi, cioè, mi piacerebbe interfacciarmi con voi per condividere un po' di esperienza. Quando vuoi, anche da domani possiamo sentirci in privato Sì, ci sentiremo perché alla fine, secondo me, io poi, sai, stando all'interno, diciamo, tutte le dritte te le passo. Se ci scrivete un bel tutorial in italiano, a noi fa poi. molto comodo Va perché bene, ti ringrazio. fondamentalmente ci toglie le castagne dal fuoco. Ti ringrazio. Grazie mille. Allora, Massimo. tolgo intanto lo Steam. Ok. Massimo, tanta roba. E sei in mute, Massimo. Guarda, sta buttando qualcosa, ma è in mute. Sto mandando le bestemmie Massimo, perché. non ti sentiamo. Eccolo, eccolo. Scusate, i poteri forti mi avevano censurato. I poteri forti. Noi abbiamo un altro ospite e ci siamo tirati un po' lunghi con Mirko, ci scusiamo. Scusate. No, ma vabbè, siamo italiani, cioè, è così. Tanto, tanto diciamolo, si incazza solo Catarina. Perché quella è asburgica, Sì, capisci? si incazza. Quella sta là senza. Noi la vediamo, Caterina, non vediamo la sua immagine, ma la vediamo e lei ci sta per frustare. Va bene, allora io tiro via Mirko e me e lascio te, Adele, a introdurre il prossimo ospite. Perfetto. Va Grazie. A tra benissimo. poco, Ciao, grazie a Mirko. voi. Massimo, credo che il ruolo sia tutto tuo. È tutto mio? No, io speravo che tu potessi. Vabbè, tu, cioè, adesso presentiamo il prossimo ospite che tiriamo dentro nel live in questo momento. Sì. Ospite, sei pronto? Pronto? Ah, perfetto. Ciao, buonasera. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Pronto? Cioè, tu conosci Adele, tu conosci Carlo, vi siete già incrociati a Torino, immagino. Ci siamo Vi siete mai incrociati? incrociati a Torino Mi sta voi? guardando con attenzione, Però. aspetta. guardando. La miopia non mi aiuta. Forse sì, ci saremmo incrociati, Dipende, però dipende. personalmente non lo so. Proprio presentati ufficialmente non credo. Vabbè, lo facciamo adesso. Ciao, sono Carlo. Ciao Presento. Adele, piacere. Presento ufficialmente, infatti anche lo scopo di questo pezzo di trasmissione è raccontare cosa fa Carlo perché fa un sacco di attività e poi ci parlerà di un progetto specifico, però intanto comincia a raccontarci un attimino. Intanto c'è uno che ti Guarda. saluta da Ivrea. Salute da Ivrea, Ciao esatto. Ivrea, non mangiare troppa torta 900 che poi ingrassi. Allora, E guarda. per cui Carlo, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai. Datemi il chat, io vi racconto tutto con grande gaudio. Allora, guarda, io la cosa per cui sono qua sostanzialmente, poi faccio anche altre cose nella vita, sono un eccellente cuoco, ma è meno interessante in questo momento, credo. È sempre Oh. interessantissima, secondo me, come abilità. Poi Quindi. finirò su quello perché io ho un progetto con Arduino. Comunque poi no, è che qualche anno fa assieme a un gruppo di amici ci è venuto in mente di fare incontrare sostanzialmente il mondo dei maker col mondo della disabilità. Una cosa che adesso sembra piuttosto banale, insomma, è piuttosto elaborata, invece qualche anno fa era un po' più complesso.
Racconto un po' di storia perché è abbastanza carina. Era più o meno 2005-2006. E in un buffo laboratorio c'era un ragazzo che conoscete tutti, anzi forse meglio di me, si chiama Giorgio Olivero, che faceva delle cose che sostanzialmente nessuno di noi riusciva a capire esattamente a cosa servissero. Però sembravano molto interessanti, ma continuavamo a non capire a cosa servissero. Cioè, era tutto molto bello, ma ci pareva tutto incredibilmente poco utile. 2 anni dopo, più o meno le stesse persone, siamo entrati nelle case di un po' di persone con disabilità, che erano pari traplegici di Torino, siamo andati nelle case di tante persone, erano un centinaio. Tra questo centinaio di persone ce n'era qualcuno che era un vero inventore, nel senso che per riuscire ad avere, trovare gli oggetti, le soluzioni a cui il mercato non dà una risposta, si creava, si realizzava da solo delle soluzioni. In quel momento abbiamo capito cosa ci aveva raccontato Giorgio Olivero, nel senso si è accesa una specie di lampadina e abbiamo detto, ecco cosa potrebbero anche servire queste cose. C'è un mondo di persone che ha dei bisogni a cui il mercato tradizionale non riesce a dare una risposta, tramite i microprocessori, la stampa 3D, eccetera, eccetera, si potrebbe provare a fare incontrare questi due mondi e fare qualcosa di interessante. E io guardo in un angolo perché ho 3 schermi, quindi sono portato a guardare altrove rispetto alle videocamere. Ed è stato un cammino abbastanza interessante, perché all'inizio sembrava molto complicato, nel senso che c'erano dei mondi che tradizionalmente non si parlavano moltissimo. Il mondo della disabilità era un mondo molto diffidente e il mondo dei maker era un mondo un briciolino fighetto, almeno ab origine. E quindi non era facilissimo ingaggiarlo su un tema sociale, complicato, insomma, eravamo in diretta concorrenza con cose molto più cool. E allora ci abbiamo messo qualche anno e abbiamo pensato di immaginare, di usare un trucco. Ci siamo immaginati un piccolo format che si chiama Hackability, che poi ha dato il nome all'associazione, che sostanzialmente volevamo sembrasse un hackathon, in realtà senza esserlo troppo, perché è un processo di coprogettazione che dura un mese, quindi insomma diciamo hackathon di un mese non ce ne sono tanti, ecco, insomma. Però gli abbiamo dato quella forma lì, ci abbiamo messo veramente anni a partire, perché adesso sembra una cosa semplice, ma raccontare in giro quello che volevamo fare, raccontarlo alle persone con disabilità, trovare i maker, insomma, era abbastanza complicato. Nel 2015 facciamo il primo evento. Nel frattempo, poi inizio anche con qualche slide, noi avevamo fatto incontrare persone, c'erano amici. Stai condividendo lo schermo? Che così te lo metto live. Si vede quello. Ancora, ma adesso lo faccio esatto. Rapidamente. Vediamo se non ci riesco, torno indietro, È il bello della diretta, tranquillo. Allora, vediamo. Ovviamente. Aspetta che ti vedo, prova ad aggiungere. No, non riesco a condividere nulla, mi sa. Aspettate, ho sbagliato io. Qui non si vede proprio niente, aspetta che... Con 3 schermi, è facilissimo. Esco dalla condivisione. Troppi, è una roba da sboroni. Condividere una finestra in particolare viene più facile. No, sto facendo lo sborone e vengo giustamente punito. Vabbè, allora, peccato, sono bellissime le slide. Aspetta, vediamo se riportarle sull'altro schermo. Per poi mimare. Esatto, quella che vedete alla vostra destra. Ecco, adesso però ovviamente se vedo le slide non vedo più voi e quindi non ho più... Non ti preoccupare. Beh, noi non ti preoccupare. Noi cioè, siamo delle presenze etere. Allora, vediamo. Oh, guarda, ce l'ho fatta forse. Bam! C'è uno schermo condiviso. Più o meno. Va bene, diciamo. Si intravede qualcosa. Sto vedendo anche un pezzo di schermo che non c'entra nulla, ma va bene. Meraviglioso, questo non era previsto. Vabbè, facciamo finta di niente. Procediamo, guarda. Ci sono delle persone che sostengono che è colpa di Ubuntu. Sì, è probabile, Ubuntu ha quasi tutte le colpe del mondo. Va bene, comunque ve lo faccio rapidamente. Sì, dai, si vede.
delle prime persone che incontriamo, vedete, questa persona con disabilità, De Vecchi, un vero maker, non lo sapeva, lui si era costruito tutta una postazione per persona con una tetraplegia, quindi muove solo la testa, e si era costruita tutta una postazione. Noi cominciamo a costruire questo evento dove da un lato chiediamo alle persone con disabilità di lanciare delle sfide, e ci sembrava il modo più interessante per ingaggiare il mondo del making e più tardi anche il mondo del design, e poi costruiamo dei tavoli di lavoro. Tavoli di lavoro che rimangono in piedi generalmente, rimanendo sugli eventi circa un mese, e che lavorano davvero con la persona con disabilità. Quindi, e poi mettendo in moto tutta una serie di meccanismi interessanti, perché non c'è soltanto l'output, l'oggetto fisico che tu realizzi, ma c'è anche, come dire, il fatto che sei riuscito a lavorare, hai proprio creato una condizione, hai proprio modificato i rapporti tra le persone. Faccio vedere un po' di esempi, ovviamente molte cose sono legate alla fabbricazione digitale, su questo poi mi piace parlarne, ovviamente forchette customizzate, recentemente anche degli esperimenti sempre di 3D printing per farlo in tempo reale con meccanismi. Ovviamente sempre 3D printing per alcune cose legate anche qui come sempre macchine a controllo numerico, e quindi la possibilità, ma non devo spiegarlo in questa sede, di lavorare su oggetti che sono unici ma allo stesso tempo possono essere prototipati, customizzati un'infinita quantità di volte. Cose più complesse tipo le biciclette, addirittura recentemente abbiamo lavorato sul cibo, vado un po' veloce, e poi arriviamo anche al CAD Arduino, che per noi, anzi noi in realtà da quello partimmo, perché al centro del ragionamento c'era in larga misura il tema delle soluzioni domotiche. Mm-hmm. Per noi è ancora un tema assolutamente centrale, perché l'obiettivo di un'esperienza come quella di Hackability è quella di fare o cose che non esistono, il che è relativamente raro. In realtà il mercato offre moltissimo, anche se spesso le persone con disabilità non lo sanno, perché magari sono su siti israeliani, americani, tedeschi. O cose che funzionano meglio, e questo è il tipico oggetto della customizzazione, te lo faccio su misura e quindi ti... Scusa, l'oggetto meglio che c'è nella foto cos'è? Perché mi sto in... Questo racconto. O costano meno. E questo ad esempio è un esempio. Questo è un bottone a scansione che si chiama Mando. I bottoni a scansione sono dei bottoni che hanno un unico tasto, in questo caso è smontato, perché i maker a volte fanno dei pasticci terribili, per cui con un comando univoco, che è sempre lo stesso, quindi ad esempio lo può usare una persona che tenga in bocca un tastino, permette di schiacciare un tasto, e a seconda del momento in cui man schiaccia quel tasto capitano cose diverse. C'è poi un sistema di LED che ti dice: se lo schiacci nel momento 1, lucina 1, apri la finestra; se lo schiacci nel momento 2, lucina 2, però movimento univoco, fai partire lo stereo. Allora questo ad esempio e poi lucina 3, momento 3, apri la porta. Ad esempio, questo è un oggetto estremamente utile nel mondo della tetraplegia, o comunque dei problemi, perché permette con semplici movimenti di costruire un apparato domotico. Ed è l'applicazione più interessante per noi della dimensione arduinica, perché permette di abbattere enormemente i costi. Una delle ragioni, poi ne farò vedere altre, delle ragioni per cui alcuni di questi device per la disabilità sono estremamente costosi, sono da un lato, come dire, delle scelte speculative, ma dall'altro sono il fatto che sono prodotti industriali realizzati in piccoli numeri. Quindi laddove tu riesci a realizzarli invece nell'alveolo dell'artigianato digitale, adesso spiace dirlo, però in realtà riesci ad abbattere i numeri. Faccio un esempio: questo oggetto, ovviamente, come dire, con un'altra scocca, ma diciamo è meno rilevante, costa circa 1.500 euro, quando fu realizzato nel 2016-2017 con Arduino ne costava, mi pare di ricordare, scocca inclusa 80-90, ecco, poco di più. Faccio un altro esempio, questo adesso smontato così si vede. La scheda invece è un altro oggetto, si chiama Movitron, che è un sensore di prossimità che è servito a un bambino cieco, Samuele, per imparare a camminare in linea retta. Per noi sembra una cosa estremamente banale, i bambini che non ci vedono invece hanno difficoltà di spazializzazione.
Anche in questo caso esisteva un vecchio presidio, peraltro fatto benissimo per l'epoca, della Lega del Filo d'Oro, che costava, era estremamente costoso ed era estremamente pesante, perché era fatto, bisognava portarlo in giro e non era portatile. Siamo passati di nuovo da una soluzione che pesava 10 kg e costava quasi un migliaio di euro a una soluzione che anche in questo caso ne costava meno di 100, ovviamente. Allora, e tra l'altro aveva un piccolo pregio, era portatile. Faccio un ultimo esempio, questa l'ha fatta il team studentesco e poi racconto anche un po' come siamo organizzati. Noi sono 5 anni che facciamo un corso dentro il Politecnico di Torino, Tecnologia della Disabilità. Questo è un sensore realizzato dal team studentesco per permettere a una ragazza di comunicare usando un linguaggio sui tasti ed è tutto basato arduinico. Ora, per noi questo, diciamo, ha un'importanza primaria perché permette per l'appunto di abbattere i costi, cioè di fare delle cose che proprio utilizzando delle tecnologie open source e a bassissimo costo costano infinitamente meno. Abbiamo 2 problemi, e lo dico senza infingimenti, ma intanto siamo qui, siamo al bar, e quindi certo, come fossimo al bar. Il primo è che sono soluzioni spesso non spettacolari, e invece c'è una parte del mondo del making, del design, che invece cerca soluzioni, come dire, di maggiore impatto. La domotica non è a volte spettacolare, ha un grande impatto sulla vita delle persone, e questa per noi è una piccola battaglia culturale anche con i ragazzi più giovani. Cioè, non ti preoccupare di fare una roba, come dire, che finisca sulle riviste, poi magari tra l'altro poi ci finisce pure, però proprio di fare una cosa che finisca nella casa di Giorgio, di Pietro, di Andrea. Però diciamo che la domotica do it yourself sicuramente non ha quegli elementi spettacolarizzazione che possono interessare anche molte persone che lavorano con noi. L'altri 2 elementi sono che le persone brave a lavorare con Arduino sono poche, nella nostra esperienza, nel senso portare alla fine un prodotto, riuscire a coprogettarlo e arrivare alla fine della realizzazione. E la terza, forse la più seria, è che ovviamente c'è un problema di certificazioni, per cui c'è sempre quello, ma che immagino voi affrontiate quotidianamente. Cioè, se uno viene da te e ti dice di fare un tavolo, nessuno chiede al falegname di certificargli il tavolo, se invece fai un qualunque oggetto che dentro abbia una pila, non si capisce perché, nonostante si parli tanto di artigianato digitale. Poi diciamo, per noi il tema dell'accesso e dell'accessibilità che si basi anche sui costi di contenuti è molto importante. Raccontavo prima, così poi mi finisco, no? Noi come ci sostentiamo, che forse è la cosa che rende più interessante l'esperienza di Alcabili. Finito con le slide, le tolgo così ti vediamo più zoomato. Questa però, questa però poteva essere interessante, adesso okay. Vediamo. La lasciamo tranquillamente. Poi la togli, poi togliela pure, davvero. Allora, la cosa interessante è che noi abbiamo provato a trovare un modello di business, ci siamo molto interrogati su quale poteva essere il modello di business, di sostenibilità, delle cose che facevamo. Ora, un modello di business molto complicato, come gran parte delle cose che passano attraverso la tanto utilizzata innovazione sociale, no? come termine. Perché tu realizzi delle cose molto utili, ma di cui che però sono molto difficili da vendere, da vendere a un prezzo competitivo. Paradossalmente sarebbe più facile per la dimensione arduinica, perché se io ho un oggetto che costa 1200 euro, te lo faccio a 100, come dire, il modello è evidente, insomma. Però, ad esempio, su tutto il tema delle customizzazioni, della stampa 3D, non è così semplice. Perché è vero che io ti posso fare una forchetta su misura e fartela pagare 30 euro, 40 euro. Soprattutto se non è la prima, ma è la decima. Ma è altrettanto vero che mettere in piedi un'impresa che faccia, come dire, in qualche modo un modello di sostenibilità più che un'impresa a botte di forchette da 80 euro non è facilissimo. Cioè, quante ne devi fare? Quante ore di lavoro ci sono, no? Allora, già all'inizio avevamo deciso di liberare tutto in open source, infatti poi è tutto su una nostra piattaforma, si chiama spaceacability.it, però il problema sostenibilità... Diamo un po' di link, perché poi... Arrivo. Il problema della sostenibilità esiste. Ho ancora qualche minuto? Rapidissimo, provo a... Sì. Che Caterina non ci sgrida, sì. No, allora, la cosa che secondo me che ci caratterizza è questa. Noi abbiamo spostato il punto d'attenzione, abbiamo provato a fare la mossa del cavallo.
quando tu coprogetti con le persone, inneschi un processo di coprogettazione, tu hai degli output che sono gli oggetti fisici, però hai quelli che si chiamano in gergo, ma che sono detto a voi, fare degli outcome, cioè delle ricadute indirette, no? E le ricadute indirette, lavorando col mondo della disabilità, sono che crei conoscenza su un tema, cioè approfondisci un tema, e poi ci sono altri due temi importanti, uno di inclusione sociale, di inclusione delle persone, e anche di rafforzamento degli skill. Allora, una delle nostre caratteristiche è che noi abbiamo spostato il punto di vista e ci siamo chiesti, ma se il nostro modello di sostenibilità non fosse nell'output, questo lo diamo, come dire, questo è un regalo che facciamo al mondo, ma fosse nell'outcome, cioè se noi riuscissimo a vendere tutto il processo di conoscenza che è a monte della realizzazione dell'oggetto. Ed è quello che abbiamo provato a fare rapidissimo, qualche anno fa l'abbiamo fatto con Barilla, poi l'abbiamo fatto con Juventus, adesso l'abbiamo fatto con Toyota, insomma, con Toyota sempre l'abbiamo esportato, l'abbiamo portato a Shanghai, alla New York University, insomma abbiamo fatto un vero pasticcio. Tutto quello che realizziamo lo mettiamo in piattaforma e questo ci ha permesso poi di scalare. E adesso siamo in 6 o 7 città, siamo a Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia, Cuneo, Matera, in questo momento Matera, e basta, siamo in 6 posti in questo momento. Ed è un po' il lavoro che proviamo a fare. Dagli eventi siamo passati a costruire dei team che si consolidano e poi lavorano su progetti specifici. In questo momento abbiamo un Accability Bike Team che lavora solo sul tema bicicletta, abbiamo Cuneo che si è specializzato sulla didattica nelle scuole, Parma che si sta specializzando sul turismo, Milano che ha sposato la sua vocazione più legata al design, Torino che è trasversale perché è un po' la casa madre, ed è un po' quello che proviamo a fare. I nostri lavori si trovano su www.hkbd.it e poi un annetto fa abbiamo provato a fare questa piattaforma che guidasse nella documentazione dei lavori, che è un problema annoso a tutti quanti, che è molto bella ma non funziona quasi mai, nonostante ci abbiamo un sacco di soldi. E quindi è uno dei nostri grandi crucci, insomma, che si chiama spacehackability.it. Ci abbiamo messo un sacco di tempo ed è quasi sempre imballata. Ho cercato di mettere l'indirizzo in sovraimpressione. Questo. Togliamo le slide, così siamo zoomati noi. Lo so che l'ho fatto un pasticcio con le slide. No, invece per quel che riguarda... Ma comunque... quello che riguarda il tempo... Il progetto è molto interessante, anche perché... Cioè, non lo so, io ho sempre avuto questa idea che molte di queste soluzioni, cioè, non so, molte persone dicono insomma, che le disabilità non sono tutte perfettamente identiche, per cui anche avere la possibilità di avere dei prodotti che sono adattabili a costi ragionevoli riescono a lavorare meglio con l'individuo invece che avere un prodotto che cerca di lavorare con chiunque, no? Cioè, questa è un po' la vostra esperienza? O? Allora, questa è la nostra esperienza, ma... che per il momento è molto positiva. Tra l'altro, dico con una puntina di cinismo propositivo, che peraltro è un tema che sta esplodendo. La ragione per cui noi siamo riusciti a lavorare con alcune corporate, che tendo a dirlo, se no ci vengono a guardare i bilanci che ci hanno buttato le briciole, cioè benemerite briciole, ma pur sempre bricioline, sta nel fatto che che il tema della disabilità sta viaggiando contiguamente proprio sulla stessa carrozza del tema dell'invecchiamento della popolazione. Certo. Che da qui ai prossimi 30 anni, nonostante il coronavirus, mi verrebbe da dire, nonostante il coronavirus, il megatrend non sta cambiando, no? Noi andiamo verso una società di persone molto anziane che tutti hanno il vantaggio che siano molto autonome, intanto perché saremo noi che vorremmo essere autonomi, ma anche quando pensiamo ai nostri genitori, cioè vorremmo che fossero autonomi, perché sennò ci tocca a noi. Come dire, adesso lo sto dicendo un po' proprio da bar. Quindi questo sta aprendo, secondo me, degli spazi interessanti, appunto, perché ad alcune aziende interessa il percorso di conoscenza che una progettazione di making può innescare. Poi a volte gli interessa anche l'output, ma non è detto, perché poi le logiche industriali sono diverse. È interessante quella cosa che hai fatto con la scheda Arduino, io però così non la posso fare. E a volte è proprio vero, né? Ti sta prendendo per il bavero, cioè me la devo rifare. La cosa interessante è che tu gli hai individuato
un bisogno e gli hai raccontato delle storie, dinamiche che voi immagino incontriate quotidianamente, però gli hai raccontato delle storie, gli hai individuato un bisogno che se no loro non sarebbero stati in grado di sondare. Perché un conto è dire al mondo ci sono tante persone cieche che devono andare a fare la spesa, un conto è parlare con le persone cieche e capire cosa succede quando vanno a fare la spesa. Certo. E quando tu dai la parola alle persone, potrebbero raccontare poi aneddoti infiniti, scopri che le cose sono leggermente diverse da come te le immaginavi, o comunque sufficientemente diverse da come te le immaginavi per capire che magari devi fare una roba un po' diversa da come te ne immaginavi. Noi tendenzialmente lavoriamo come modello di sostenibilità su quello e tutto il resto invece lo liberiamo in open source, e quindi è nella grande disponibilità di tutti. Bene, per cui le informazioni su quello che fate le trovano su hackability.it? Sì, o sulla pagina Facebook che usiamo in modo quasi isterico. Okay. Che si chiama Hackability. Poi c'è anche un Hackability at Polito, poi ci sono le pagine locali, c'è un Hackability Milano, un Hackability Parma, però insomma se vanno su quella principale trovano le informazioni. No, invece, scusate, torno due considerazioni all'altra. Ah, i crumieri sono di Casale, lo sai? Perché te li fai fare? perché ho già assaggiato i crumieri che fa Ubi, che sono buonissimi. Beh. E ogni volta che viene in ufficio o ce li spedisce se lui non può venire. Se tu ti fai fare i crumiri in Olanda, sei autorizzato a. Guarda, Carlo, ti dirò. È bravissimo Ubi a fare crumiri. Allora, 5 mesi di ricerca approvati da gente di Casale, cioè che ho fatto assaggiare la gente di Casale che mi ha detto sono meglio dei rossi. L'altra cosa, l'altro appello che volevo lanciare, oltre al fatto di andare sul nostro sito e partecipare attivamente alla nostra vita, noi abbiamo un progetto da anni, che è un progetto di vino open source, che forse Abanzi l'ho già raccontato, che è Arduvino, il primo vino rosso. E noi sono anni che vogliamo andare alla Maker Faire. Lo posso mettere nello store quello? Io non sono mai riuscito a convincere un maker. Non so perché, c'è questo freno. Sarebbe bellissimo, tra l'altro, il simbolo di Arduino su una bottiglia di vino. Bevi Arduvino, il primo vino open source. A me è già convinto, guarda. Volevo andare. Ho provato a convincere Maffucci. Vabbè, ma Carlo non sa che noi abbiamo lavorato su un progetto interno che si chiama Open Vino, che non ha niente a che fare col vino. Però volevamo finanziarci così, andiamo alla Maker Faire e vendiamo bicchieri di vino spillati pretestuosamente. Quest'anno purtroppo la Maker Faire di Roma apparentemente che si svolgerà online, non so i dettagli perché io non sono più il curatore da un po', per cui non, però ho sentito che forse si farà online, però questa cosa dello Arduvino ci interessa, perché dopo la trasmissione ne parliamo, che poi esatto. È un'etichetta meravigliosa, il simbolo è bellissimo. Tra l'altro il logo di Arduino l'ha fatto Giorgio Olivero, che è la persona che ha fatto partire tutto questo. Vedi che tutto torna sempre. Tutto torna sempre lì. Davide Gomba dice, i maker non bevono. Allora, io non bevo, però ne conosco di maker che bevono. Allora, io non conosco Gomba, maker che non bevano. Gomba... Io so che c'è un eccellente barolo che si chiama Gomba, e forse una volta gli ho anche mandato una mail. Ma io non mi ricordo che Davide Gomba. Tra l'altro noi produttori di vino ce li abbiamo in casa, in ufficio, quindi siamo fortunati. Bene, allora ci stiamo avviando purtroppo verso la fine, perché questo ragionamento che facevi è molto interessante, a me questi temi interessano molto, però insomma purtroppo il tempo è quello che è. Però l'importante per me è fare in modo che la gente conosca quello che fate, vada sul sito, vi contatti, insomma, e raccontare un po' la storia in modo da far partire una conversazione. Per cui per adesso ti ringraziamo. E visto che siamo. È mio parente, dice Davide. È parente di Davide. Bomba così. Una domanda veloce per Carlo dal pubblico che dice: che licenza open source usate? Dovrei andarla a leggere, non mi ricordo mai, chiedo scusa. Comunque noi sostanzialmente proviamo a costruire un win-win, soprattutto con le aziende.
per cui la licenza nella sua sigla non me la ricordo, però noi diciamo questo: per l'uso non commerciale puoi sostanzialmente fare quello che vuoi, citando ovviamente la fonte e l'autore. Per l'uso commerciale, se sei un'azienda o un'impresa, devi invece chiamare l'autore, e se vuoi usare il suo lavoro lo devi pagare. Perché, come dire, è il modo attraverso il quale c'è un incentivo anche per maker e designer di confrontarsi con questo tema. Aggiungo, mi prendo ancora un secondo, tra l'altro è interessante mettere attorno a un tavolo i rappresentanti di un'impresa e il mondo del design e in parte anche del making. Ad esempio, il primo evento abbiamo fatto in Barilla, l'incontro tra il designer e il responsabile di produzione è molto interessante, perché ovviamente ci sono logiche anche diverse e c'è un momento di crescita reciproca. Però tendenzialmente chi fa i prodotti, chi realizza i prodotti, ne rimane proprietario per l'uso commerciale. Per l'uso non commerciale, legato al making, invece. Ottimo. Bene. Quindi consigliamo a tutti di farsi un salto sul sito, vedere un po' i dettagli, che è un progetto molto interessante. Siamo contenti che ha avuto il tempo di venire a raccontarcelo. E adesso ci avviamo verso la fine della trasmissione, dove in realtà, siccome siamo tutti italiani, si saluta a casa, si saluta i parenti. La cosa divertente è che una nostra ospite della settimana scorsa ci ha detto che dopo che lei ha salutato i parenti ha ricevuto dei messaggi da altri parenti dicendo: perché non mi hai salutato? Per cui state attenti a chi salutate. Cominciamo da Adele, chiaramente, ospite. Grazie. Saluto ovviamente tutta la mia famiglia, i miei nipoti che mi stanno guardando, credo, sono molto contenta. Saluto tantissimo i miei colleghi che mi mancano molto, spero di vedervi presto. L'ultimo è un bacio a Violante Leonardo, che prima mi mandava i cuoricini, quindi si merita un saluto. Sì, ma prima uno ha scritto: mi sono innamorato di Adele, virgola, bellissima con 4S, cioè era talmente emozionato che è rimasta. È partita lei. Okay. Io giuro non lo conosco, invece Leo sì, mi ha seguito stasera, quindi giustamente si merita un saluto speciale. Perfetto. Grazie. Saluta a casa. Io saluto a casa, vabbè, saluto a casa, ok. Poi saluto ovviamente pure gli amici che supportano queste mie pazzie, e il gruppo di Filo Connesso che ho visto che poi sono entrato un attimo su Telegram e mi hanno tartassato, bravo, complimenti, non ci hanno ragione in realtà, però comunque sì, ok. No, bravi, bravi, Filo Connesso. No, 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 bravo io, no, cioè nel senso un po' impacciato. Sei bravo, dai, non fare il falso timido, dai, sei bravo, okay. Portatela a casa. Vabbè, non è facilissimo comunque, lo posso dire come la mia prima Adele, esperienza. Adele, non dire niente perché sembra che ci sei nata in questa roba, guarda la sciotta così, via. E la mia esperienza da bar, l'ho detto prima, non è esperienza di streaming. Va bene, facciamo salutare a casa Carlo. Carlo, chi saluti? Sì. Guarda, no, ho l'imbarazzo della scelta, perché dopo 2 mesi di isolamento i contatti sono diradati, quindi che dire. Saluto tutti, tutti congiunti. Tutti congiunti, ma come li hanno chiamati? I congiunti. I congiunti. Esatto, sì. È vero, i congiunti. Saluto tutti i congiunti, lancio un appello a quei 15 che verranno autorizzati a venire alle esequie. Tra l'altro Carlo in realtà lì c'ha l'elenco telefonico di Casale Monferrato che va di cognome in cognome. Va bene, io saluto, saluto a casa, tanto non mi caga nessuno, i miei non mi cagano, ho 45 anni, se sono via da 20, te, e passa. Perché al sesto bar non ti saluto. Sì, più. Esatto, però c'è stato un compaesano stasera che si è connesso, quindi ciao Pierluigi. E basta, niente, siamo a posto, facciamo il brindisi. Io ho anche ritrovato la bibita, quella che non sa di detersivo e di io non vorrei essere, multinazionale, ma c'ho product placement, Va bene, settimana prossima tazze di Arduino così a gogo. Okay. Salute allora, ragazzi, buona serata, grazie sì, per salute. grazie a tutti per l'invito, ciao a tutti. Massimo, stop e live, a te il bottone.
italiano, ci vediamo settimana prossima in inglese domani. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Un solo.